oggi sono qui con le K4U, Federica e Velia, e vogliamo fare un video dedicato a Londra perché in questo momento siamo qui a Londra e siccome siamo in tre abbiamo deciso di fare una bellissima Whisper Challenge e le frasi le avete scelte voi con l'hashtag K4Cleo. E quindi noi adesso cercheremo di capire, ascoltando la musica, cosa l'altra dice riguardo a Londra. Solo One Direction. A Londra si vive di notte perché gli unicorni sono carini e coccolosi. When no one else will ever be a man. A Londra si vive di notte perché Giovanni andava al mare con Federica. No, non ho capito niente, sono a Londra. Si vive di notte perché Giovanni... No, articola di più. Si vive di notte perché Giovanni andava al mare con Federica. A Londra si vive di sole per trovare... Ma perché? Ce l'ha, qual è? When no one else. Qual è la frase? A Londra si vive di soldi per trovare la vita. Qual era la frase originale? A Londra si vive di notte perché gli unicorni sono carini e coccolosi. Hai detto perché Federica andava al mare con Giovanni. O Giovanni andava al mare con Federica. Sei pronta? Sei pronta? Sei pronta? Cleo ha dormito in tenda a Carnaby Street e ha rubato brioche da Pret-a-Manger per nutrirsi. Ha perso l'orologio da Pret-a-Manger. Ok. Ok? Sì. Leo dormiva in tenda a Carnaby Street perché ha perso l'orologio da Pret-a-Manger. Lo c'hai? Ok, vai. Devo dirla? Sì. Se ci fui. Cleo dormiva in tenda a Carnaby Street perché aveva perso l'orologio dei suoi amici. Quasi, però. Quasi. Però... Era la Pret a Manger, secondo me. Sì, allora la frase originale era: Cleo ha dormito in tenda a Carnaby Street e ha rubato brioche da Pret a Manger per nutrirsi. Ah, però brioche e orologio non sta quasi. Uguale, ha detto Leo, non Cleo. Beh, ti ho detto, questo sarà Cleo lo stesso, perché... Ermione mi ha detto di andare a Diagonale a comprare dei ragni per Ronald. Ce l'hai? Più o meno. Ok. Ermione mi ha detto di andare... Ma è italiano? Sì. No, ma è italiano? Ok. Ermione mi ha detto di andare a Diagonale per comprare delle bacchette. Il limone? È il limone? Sì, sì. Mi ha detto di andare a, non lo so, da una parte, a comprare le bavette. Dai, allora. Qual era la frase originale? Era: Ermione mi ha detto di andare a Diagonale a comprare dei ragni per Ronald. Uguale. Someone else. Sei pronta? A Piccadilly. A Piccadilly. Non capisco. A Piccadilly. Che ti è la lingua? A Piccadilly. Ok. Ok. Ho visto Velia che baciava su un ponte un unicorno obeso. Aspetta, a Piccadilly ho visto Velia che mangiava. Su un ponte un unicorno obeso. Vabbè. Try to find you but I just don't know. A Piccadilly ho visto Velia che mangiava la pasta col pesto. A piedi ho visto Velia che mangiava la pasta al pesto. Allora, la cosa originale era: a Piccadilly ho visto Velia che baciava su un ponte un unicorno obeso. Ma cosa? Non mi ha azzeccato niente. Uguale. Grazie di aver guardato questo video, speriamo che vi sia piaciuto. E ovviamente c'è anche un video sul loro canale, sì. Quindi qui sotto nella descrizione vi lascio il link. E mi raccomando, iscrivetevi al loro canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.